Un cordiale saluto e un caro augurio di buon anno nel Signore a tutti. Che il Signore quest'anno, attraverso l'intercessione di Maria Relatrice, vi colmi di consolazioni e di benedizioni. Iniziamo con una preghiera. E la preghiera la prendiamo dall'orazione di colletta della liturgia eucaristica della Santa Famiglia. E condividiamo proprio questa invocazione. O Dio nostro Padre, che nella Santa Famiglia ci hai dato un vero modello di vita, fa che nelle nostre famiglie fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore, perché riuniti insieme nella tua casa possiamo godere la gioia senza fine. All'interno di questa invocazione andiamo anzitutto a recuperare l'itinerario di quest'anno, il tema, l'obiettivo che vogliamo condividere nel ritiro di oggi e l'idea da approfondire. E poi lo faremo sempre con la ragione, con la religione, con l'amore di Dio, con la Bibbia, con i padri, col Magistero Salesiano, in maniera particolare. E vorrei anche avvisarvi che, come abbiamo fatto spesso nel ritiro di gennaio, all'aspetto di meditazione della parola aggiungeremo anche una parte più di formazione, di catechesi, di formazione cristiana, di formazione familiare. Dunque, l'itinerario è presto detto, conoscete bene. L'idea di quest'anno è conoscere e vivere il sistema preventivo in famiglia come via di educazione e via di santità. Nel primo passo siamo andati poi a vedere il cuore del sistema preventivo, cioè l'amore dimostrato. L'amore amorevole, il non basta amare di Don Bosco, ma bisogna che il ragazzo riconosca, ma non solo il ragazzo, anche l'adulto, anche la moglie, anche il marito, riconoscano di essere amati. Poi siamo andati a vedere nel mese di novembre la forma del sistema preventivo e quindi l'unità di ragione, religione, amorevolezza, che o stanno insieme o insieme cadono. Nel mese di dicembre abbiamo approfondito la sorgente divina del sistema preventivo. Il sistema preventivo riproduce continuamente nella storia della Chiesa, della famiglia salesiana, la condiscendenza di Dio che suscita la nostra confidenza, il farsi uomo del Figlio di Dio che suscita in noi la capacità di essere fatti da figli dell'uomo che siamo, da figli di Dio, per davvero. Oggi andiamo a vedere lo stile del sistema preventivo. Quindi vedete, conoscere e vivere il sistema, il cuore del sistema preventivo, la forma del sistema preventivo, la sorgente del sistema preventivo ed oggi lo stile del sistema preventivo, lo spirito di famiglia. E il tema sarà questo, lo spirito di famiglia come stile tipico del sistema preventivo, come l'ha voluto Don Bosco, come Don Bosco è stato ispirato. Molte le circostanze che raccomandano il tema proprio nel mese di gennaio. Usciamo con oggi dal tempo del Natale, dove abbiamo contemplato il mistero della Santa Famiglia. Siamo famiglie. Don Bosco, appunto, vuole che le sue case vivano in spirito di famiglia. Il Papa, dopo aver fatto una lettera 3 anni fa sull'amore coniugale, l'amore Letizia, ecco che ritorna quest'anno. Nel giorno dell'Immacolata mette un accento su San Giuseppe e poi dice che quest'anno sarà un anno dedicato proprio alla famiglia. Guarda un po', guarda quante circostanze. Vediamo allora qual è l'obiettivo in particolare di questo ritiro. L'obiettivo è questo: interiorizzare, evangelizzare, trasmettere, promuovere, tutelare la logica familiare. È una logica. La logica familiare è la logica di Dio. È la logica dell'uomo che non è un individuo ma i suoi legami. È la logica dell'amore della vita che è il contrario, della logica del demonio, che è disamore e morte. È la logica della ricerca di unità nel rispetto delle differenze. È la logica del riposo del lavoro, del godimento del sacrificio, della libertà che però non è pura autonomia, ma che si realizza proprio nell'appartenenza. È la logica dei legami umani dove davvero quando ci si vuol bene, come famiglia appunto si porta il peso
della nostra maturità, della nostra immaturità, dei nostri tempi di maturazione. Ci si porta, ci supporta, ci si sopporta, non si smette di volersi bene. Ci si sente legati, ma non per questo poco liberi. Insomma, ricordiamolo, l'uomo è un essere familiare perché Dio è un essere trinitario, ecco perché è una logica d'insieme. Bisogna essere lucidi come adulti su questo perché poi è da promuovere. Perché se no, appunto, il demonio ci dice il contrario e la cultura fa da supporto al lavoro del demonio, ci dice che siamo degli individui. E invece dell'ideale del bene, delle relazioni, ci mette in primo piano il benessere, degli individui. Bene, quindi la posta in gioco è grossa. L'uomo è un essere familiare perché Dio è un essere trinitario. Dio ha una forma familiare e la famiglia ha un formato trinitario. La famiglia è una piccola chiesa e la chiesa è una grande famiglia. Ho detto ricordiamo perché sono cose che lungo gli anni, per chi ha partecipato ai ritiri dell'arma, agli esercizi spirituali, in particolare nell'anno dedicato all'Amoris Laetitia, abbiamo visto, rivisto e approfondito bene. E adesso, all'interno di questo obiettivo, qual è l'idea che vogliamo gustare, contemplare per poi vivere? È questa. La vita umana, la vita cristiana e la fecondità del carisma preventivo sono garantite quando le persone sono generate e diventano generative. Perché questo è il punto. È in famiglia, che si viene generati e si diventa generativi. E non ci si ferma alla famiglia, ovviamente. Famiglia è un punto, è una sorgente. Dopo questa, la famiglia riesce quando esce da se stessa, quando diventa società, quando diventa chiesa. Quando anche la società e la chiesa hanno il beneficio della vita di famiglia, come il Papa ha detto più volte. Bisogna che la famiglia sdogani tutti i suoi valori perché la società sia più umana e perché anche la chiesa sia più umana, non meno che divina. Ora questo, cioè che quando le persone sono generate e diventano generative, avviene quando si condividono cose grandi. Ecco qui attenzione, che io spero di riuscire a farmi capire, a farvi capire. Perché su questo ci giochiamo poi non solo la felicità della vita familiare, ma anche della parrocchia, dell'associazione, delle associazioni, comunque natura esse siano. La vita familiare in tutte le sue forme. Realizza questo ideale, no? Di essere luogo in cui si viene generati e si diventa generativi quando si condividono cose grandi, come appunto l'amore e la vita, come la verità e la carità, come l'esistenza, la paternità e la misericordia di Dio. Ma se invece il matrimonio è un egoismo a due, perché sotto sotto uno punta a, è centrato su se stesso. Se la famiglia è lo sfondo dell'espressività individuale dei figli, un piede a terra dei figli, ma che non arrivano a gustare come sono tutti intessuti dei loro legami familiari, sono chiamati loro stessi in maniera certo rinnovata e creativa, ma a promuovere la verità della famiglia. Se la Chiesa è un'istituzione, se le comunità salesiane educativo pastorale sono un'organizzazione di ruoli e di compiti. Se l'economia è una serie di interessi, se la politica è gestione del potere, eccetera, eccetera, non ci può essere fecondità. Quelli non sono più luoghi generativi. Non rispondono più alla logica della famiglia. Quindi, se noi mettiamo insieme un insieme di ruoli e di competenze, non si genera niente. Se invece quelle persone che certo hanno ruoli e competenze, condividono cose grandi, addirittura nella Chiesa, condividono la stessa vita di Dio perché partecipano all'Eucaristia, fanno la comunione al corpo e al sangue di Gesù e si affidano insieme a Maria, che riconoscono come madre e si sentono fratelli e sorelle anche in lei, in Dio Padre, nella Chiesa Madre, nella maternità di Maria, per noi nella paternità di Don Bosco anche, allora si diventa generativi. Quindi vedi, lo stile del sistema preventivo, che è lo spirito di famiglia, non è un accessorio, non è qualcosa di ornamentale, qualcosa di essenziale. Cioè, ne va della fecondità del carisma.
Bene, detto questo, itinerario, il tema, l'obiettivo, l'idea, andiamo a vedere un pochino cosa dice la parola di Dio e cosa dice la fede cristiana che vi corrisponde. Anzitutto un elemento di ragione, perché appunto la parola di Dio parla in forma umana, usa la ragione, no? E la ragione fa parte di ciò che Dio ha creato, nel modo con cui Dio ci ha creati. Allora, è chiaro che la logica familiare è una logica generativa, insistiamo su quest'idea. Pensa un po' le parole, la parentela delle parole, il genere umano. Sì, ma il genere umano non è che va avanti così, automaticamente. Ma la parola genere è usata anche per dire i generi, cioè l'uomo e la donna. E infatti la storia va avanti per la fecondità dell'amore dell'uomo e della donna. La generazione, cioè la storia del genere, cioè dell'uomo e della donna, diventa generazione, nascita dei figli. Le generazioni, cioè la storia che va avanti di generazione in generazione. L'albero genealogico, la genealogia, vale anche per Gesù. La gente, le genti, la gente è parola comune, le genti per dire i popoli. Tutto risponde alla stessa radice, il verbo generare, dare vita. La gentilezza, addirittura questo, cioè la qualità dei rapporti. Vediamo adesso un elemento di religione, la Chiesa, perché durante il tempo di Natale celebra la solennità della Santa Famiglia? Ma perché la famiglia, tre cose, è una realtà sacra, è una realtà naturale ed è anche una realtà ferita. Come realtà è sacra, diciamo proprio brevemente, ma certo, siamo stati creati immagine e somiglianza di Dio. Dio si rispecchia nell'amore fecondo dell'uomo e della donna perché ci ha creati proprio così. Dio disse, primo capitolo della Bibbia, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Dio singolare, però il verbo è plurale. Sì, perché anche Dio è una comunità di persone che si amano, che è piena di vita e che danno vita. Maschio e femmina li creò e disse loro: andate e moltiplicatevi, soggiogate la terra. E soggiogate non vuol dire trattatela male, se no viene fuori il problema ecologico. Quindi è una realtà sacra. Secondo una realtà naturale, sono le due grandi cose che vengono oggi contestate. Cardinal Caffara, prima di morire, diceva: ma c'è un progetto di decreazione, di contestazione della creazione di Dio. Si afferma, ecco, il genderismo, che c'è la famiglia, le sue invarianti, ma ci sono tanti tipi di famiglie, perché la famiglia è una realtà socioculturale, è una costruzione socioculturale, quindi con tutte le variazioni delle culture e delle civiltà. Certo che ci sono delle variazioni, ma non è così difficile riconoscere le invarianti, riconoscere una struttura comune, l'uomo, la donna, la generazione, la fecondità dell'amore, l'amore fecondo, il papà, la mamma, i bambini. Quindi, seconda cosa, dicevo, una realtà naturale. È così naturale che c'entra con la nascita, naturale nascita, che anche il figlio di Dio, quando si fa figlio dell'uomo, nasce in una famiglia, ha una famiglia. Appunto, Dio si rivela così, prendendo il formato familiare. Cioè il formato di un figlio con un riferimento a una mamma e un papà. Ma terza cosa, la Chiesa celebra la solennità della Santa Famiglia perché noi ci rispecchiamo proprio in questa famiglia santa, cioè che funziona proprio perfettamente bene secondo il disegno di Dio. Perché? Perché noi invece non funzioniamo bene, ci vuole un grande realismo in questo. Dobbiamo guardare l'ideale, ma poi curvarci sopra le ferite che abbiamo come sposi, come spose, come figli, come fratelli e sorelle, con i debiti del nostro tempo, con la fatica di oggi a far famiglia, con la famiglia minacciata, con matrimoni in caduta libera, con col disorientamento affettivo e sessuale del nostro tempo che colpisce un pochino tutti, non solo i ragazzi e le ragazze. Bene. Qui la famiglia è ferita e allora ci fa bene rispecchiarci in Gesù, in Giuseppe, in Maria, anche perché non è un rispecchiamento come appunto lo specchio umano, che ti restituisce semplicemente la tua immagine, ti restituisce la tua immagine bella, cioè ti ricorda la tua dignità, ti ricorda cosa sei chiamato, a cosa vieni richiamato.
E poi soprattutto è uno specchio vivente, cioè Gesù, Giuseppe e Maria pregano per noi, intercedono per noi, hanno una potenza umana e divina e ci fanno proprio del bene. Quindi un rispecchiarsi molto attivo, molto fecondo. Allora, ogni famiglia, proprio perché siamo feriti, è chiamata a rispecchiarsi e ispirarsi alla Santa Famiglia. Andiamo a vedere cosa ci dice la Bibbia, cosa ci dicono i padri. Bene, la Bibbia e i padri attestano sempre e puntualmente la logica familiare. Guardate un po', la storia va avanti di generazione in generazione, ritornello in tutta la Bibbia. Tra l'altro, guardate proprio come gioca il triangolo familiare. Quando si tratta di generazione, allora tu vedi in primo piano le donne, le madri. Quando invece si tratta di generazioni, di discendenza, di stirpe, allora in primo piano sono gli uomini, i padri. Quando Dio si rivela a Israele, si presenta come sposo e padre. Quando Dio si rivela definitivamente nella pienezza del tempo, Galati 4, nato da donna, dice così. Parla di un figlio e dice che è nato da donna. Eternamente generato dal Padre nel cielo ed è nato da una donna sulla terra. Ecco, quando Dio si rivela definitivamente, ecco la Santa Famiglia, ecco un bambino, ecco il figlio di Dio fatto figlio dell'uomo, ecco Maria Vergine Madre, ecco suo sposo Giuseppe, custode della Vergine, custode del Redentore. È proprio così, andiamo a vedere? Bene, vediamo il Natale del Vangelo di Matteo. Ed ecco la stella, segno anche tutta quella dimensione naturale che però è traccia di Dio, che avevano visto nel suo sorgere, precedeva i magi finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Le profezie dicevano proprio questo. Alle aspettative messianiche del popolo di Dio e le aspettative degli uomini, poi sono sempre in qualche modo economico-politico, giuridiche, invece no, Dio dice, vedrete un bambino. Vedete una vergine che concepirà un bambino e sarà della stirpe di Davide, appunto. Gesù, bambino, la vergine madre, Maria, e uno sposo, un padre della stirpe di Davide, che Giuseppe, guarda un po'. Coerenza, fedeltà di Dio, ai suoi propositi, alle sue promesse, che qui nel Natale e precisamente nella Santa Famiglia vengono compiute. Al vedere la stella, i magi provarono una grandissima gioia. E già perché. C'è qualcosa di vero, di buono per noi. Ecco, il mistero familiare, la logica della famiglia, la logica in cui si è generati e generativi, è bella e buona, ci fa bene, ci rende felici, non il contrario. Entrati nella casa, ecco il versetto centrale, videro il bambino con Maria, sua madre. Guardate come non si nomina Giuseppe, Giuseppe è un po' decentrato. Quasi a correggere il patriarcato che poi ci avrebbe accompagnato ancora quasi 2000 anni. Come viene chiesto all'uomo di essere veramente umile, se vuole essere autorevole. E Gesù darà l'esempio, come un uomo maschio genererà attraverso l'umiliazione del suo nascere, attraverso l'umiltà del suo nascere, l'umiliazione della sua croce. Bene. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, e prostratisi lo adorarono. E guardate qui, riconoscono la presenza speciale di Dio. Prostrarsi e adorare, due verbi che si fanno solo con Dio. E poi riconoscono la profondità di questa nascita, di questo bambino, di questa famiglia, perché offrono doni molto significativi. Offrirono oro, segno della regalità di Gesù, incenso, segno della divinità di Gesù, mirra, segno della croce, della futura croce di Gesù, perché la mirra si usava per la sepoltura dei morti. E tutto questo, questa scena così bella, luminosa e felice, però va in contrasto col mondo. Come appunto oggi la famiglia, dice il Papa, è la realtà più minacciata e il demonio non la vuole, perché sa che lì c'è la verità, la vita e l'amore, e allora non vuole che la verità, la vita e l'amore siano lì. E ci depista dal mistero della famiglia. E infatti così dice, avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, cioè l'aspetto drammatico, tragico del Natale, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese, che poi questo ha conseguenza anche con Giuseppe, perché la stessa notte nel sonno, poi viene ispirato, dice, prendi su il bambino e la madre, portali in Egitto. Portali in Egitto vuol dire portali nella terra dell'esilio. E solo più tardi, con la morte di Erode, poi,
Giuseppe prende su di nuovo il bambino e la madre e li riporta a Nazareth. Ecco, vedete la logica familiare. E qui voglio condividervi una parola dei padri e vado a prendere San Leone Magno perché è il grande cantore del mistero del Natale. Perché ve la voglio condividere perché è stato il passaggio più bello che ho meditato in questo Natale 2020. Sentite che coraggio. Non giova nulla affermare che il Signore, nostro Signore, è figlio della Beata Vergine Maria. Cosa dici, San Leone? Non giova nulla affermare che il nostro Signore è figlio della Beata Vergine Maria, che è il centro della rivelazione, è la pienezza del tempo. Andiamo avanti a leggere, vediamo cosa dice. Uomo vero e perfetto, se non lo si crede uomo di quella stirpe di cui si parla nel Vangelo. Cioè, c'è una generazione. Ecco, quindi primo piano la madre, Maria, ma c'è anche la serie delle generazioni, quella che dà continuità alla storia, una trasmissione di civiltà, di cultura, di fede, una trasmissione di vita, c'è una trasmissione di verità, di senso. E allora lì in primo piano c'è Giuseppe. Allora San Leone Magno dice, non giova nulla fermare un aspetto senza l'altro, esattamente come la famiglia è proprio istituita dall'amore fecondo dell'uomo e della donna, che hanno pari dignità, anche se certo, funzioni diverse. Amano con sottolineature diverse e insieme rendono gloria a Dio. Poi continua così San Leone, scrive Matteo, genealogia di Gesù Cristo. Vedi, quando si parla di genealogia, allora emerge anche appunto principio maschile paterno, figlio di Davide, figlio di Abramo. Vedi? Segue l'ordine della discendenza umana con tutte le generazioni per arrivare fino a Giuseppe, ma poi il primato passa giustamente alla madre del bambino, al quale era sposata la madre del Signore. Anche San Luca fa la cosa, ma in maniera inversa. Luca invece percorre a ritroso la successione delle generazioni e risale al capo stesso del genere umano per dimostrare che il primo Adamo e l'ultimo sono della stessa natura. Gesù sarà il secondo Adamo, che sarebbe vuol dire il fondamento del primo Adamo e la redenzione del primo Adamo e il compimento del primo Adamo. Prima che Abramo fosse io sono, dirà Gesù, prima che Adamo fosse Gesù era, fin dall'eternità. Bene, quindi vedete che serietà, no? La logica familiare, non solo il bambino, non solo la madre, anche il padre, il triangolo familiare, dicono gli psicologi sistemici. Ecco, capisci? Molto bene. Ecco, abbiamo visto un pochino la Bibbia, padre. Andiamo adesso a vedere come il grande disegno di Dio si attua poi anche in spiritualità e in carismi. Andiamo a vedere quindi Don Bosco e lo spirito di famiglia. Don Bosco, grazie ai doni ricevuti e alle ferite ricevute, da come è stato amato, da come è stato ferito, ha avuto sempre ben chiaro che Dio è padre, la Chiesa è madre, che per crescere e fiorire ci vogliono padri e madri buoni e autorevoli, figli e figlie buoni e obbedienti, che per l'educazione ci vuole un villaggio, che ci vanno opere che siano case, comunità in cui circoli un clima familiare, cioè una comunione di vita d'amore, dove le cose più importanti come le cose più spicciole sono compartecipate e condivise. È questo che dà fecondità, ecco la logica familiare. È inutile mettere insieme i pezzi. Pensate come anche nelle logiche aziendali aggiornate si cura molto la relazione, si è capito che questo è troppo importante, che bisogna condividere una vision, una mission. Bene, e per questo Don Bosco voleva che lo stile del sistema preventivo fosse lo spirito di famiglia, è un codice salesiano proprio. I salesiani ne sono ben consapevoli. Qui vi leggo perché sono bellissimi alcuni passaggi della regola di vita dei salesiani. Ma voi rispecchiatevi e fate anche un po' d'esame di coscienza. Io, guarda, Don Bosco ci prendeva modello, invece anche da noi dove dovremmo essere proprio il luogo, no? Dove l'amore è concreto, dove ci si porta, ci si supporta, ci si supporta, ci si aiuta a crescere, a maturare.
si porta il peso della crescita, ma anche delle ricadute. Ecco, dove ci si ama con amore paziente e misericordioso, anche noi invece, anche il nostro amore spesso è ferito, è bloccato, è inibito, inibente. Oh. Ma rispecchiatemi queste parole. Il sistema preventivo associa in un'unica esperienza di vita educatori e giovani in un clima di famiglia, che vuol dire fiducia e dialogo. C'è fiducia e dialogo. Realizziamo nelle nostre opere la comunità educativa e pastorale. Essa coinvolge in clima di famiglia giovani adulti, genitori ed educatori. Guarda che bella l'esperienza dell'ARMA, dove veramente la pastorale giovanile, la pastorale familiare non erano due parallele, non erano due compartimenti stagni, non erano due luoghi specializzati, approfondiremo poi verso la fine, ma si vivono naturalmente, esattamente, naturalmente insieme. È che dovremmo rendercene conto in maniera riflessa, su questo poi voglio così ragionarci insieme anche nei momenti di condivisione, capirlo in maniera riflessa per poterlo testimoniare, condividere, spiegare lucidamente, e questo andrebbe bene che lo facessero anche i giovani più grandi, che si rendano conto del dono ricevuto, se vogliono sentire la spinta, lo slancio, e non vogliono perdere la spinta e lo slancio nel trasmetterlo poi ad altri. Ma di questo magari ne parleremo nei cenacoli di condivisione. Bene, il clima di famiglia è l'ambiente più efficace per la scoperta e l'orientamento delle vocazioni. Quando si vive la logica familiare, ecco che lì emergono anche le individualità, emergono anche le originalità. Certo, non ci va solo la famiglia, esiste anche appunto l'amicizia, la società, la scuola. Per educare ci vuole un villaggio. Però il luogo sorgivo delle vocazioni è lì in famiglia, perché se ci sono grosse ferite familiari è maledettamente più difficile ascoltare e corrispondere alla voce del Signore. Ve lo dico come formatore anche di chierici salesiani, anche di tante ragazze che entrano nella vita consacrata femminile. Quindi vi assicuro che dove ci sono ferite familiari è tutto maledettamente più difficile, con rischi anche di ricadute, di perdita di vocazione, così. Un articolo bellissimo, è proprio questo, è dedicato allo spirito di famiglia, dice così: Don Bosco voleva che nei suoi ambienti ciascuno si sentisse a casa sua. Vedete, il modello è la casa, la famiglia. La casa salesiana diventa una famiglia quando? Quando l'affetto è ricambiato e tutti, confratelli e giovani, notate, vedete che è superata, non c'è la crisi intergenerazionale, se non quella fisiologica, quella giusta tensione tra le generazioni, ma quella è una tensione che genera energia, eh? È quella tensione che c'è tra tradizione e innovazione, eh? Tra chi è già nato, da quelli che sono appena arrivati, da quelli che ci lasciano, il ciclo delle generazioni. Ma non la frattura, la crisi, l'incomunicabilità tra le generazioni, eh? E dopo costringe a specializzare gli interventi e perdere anche quella bella semplicità nel passaggio, no? Quella che c'è nella Bibbia, quando i bambini chiedevano al papà: papà, papà, perché facciamo così? Perché celebriamo questo rito? E il papà raccontava: eravamo un figlio di un arameo errante, il Signore ci ha guidati, noi abbiamo fatto i capricci, ci siamo sfuggiti tante volte, lui ci ha ripescati, ci ha portati dove, una terra bella dove scorre latte e miele. Cioè, gli racconta la storia della salvezza, gli fa capire che c'è un disegno, una continuità, una discendenza, un'appartenenza profonda che è da onorare, che non è da disonorare. Ecco, quindi quando l'affetto è ricambiato, tutti si sentono accolti e responsabili. Notate, accolti e responsabili, perché nel nostro tempo tutti vogliono essere capiti, compresi, accolti così, ma rispondere dell'altro, anche del cuore dell'altro. I più giovani non si rendono conto, oppure chi è inferiore dal punto di vista del ruolo non si rende conto che anche i genitori e anche i superiori hanno un cuore, che sono vulnerabili anche loro, eh? E che quello che si patisce di più sono i patimenti legati ai legami. Invece sembra che non ci si renda conto. Il virus narcisista nel nostro tempo, che ci fa ripiegare su noi stessi, il nostro benessere, la nostra autorealizzazione, che poi non riesce, e ci porta a queste forme di ripiegamento che sono contrarie alla logica familiare. E così
Si prova bisogno e la gioia di condividere tutti, i rapporti vengono regolati non tanto dal ricorso alle leggi, quanto dal movimento del cuore e della fede. Questa testimonianza suscita nei giovani il desiderio di conoscere, seguire, il carisma e la vocazione salesiana. Un altro articolo dice così: ci riuniamo in comunità nelle quali ci amiamo fino a condividere tutto. Guarda che bello, eh? Sono dei salesiani, ma pensate, la famiglia è il luogo dove non si condivide qualcosa, non si condivide proprio tutto, anima e corpo. Bene e male, si sente proprio l'urto, il colpo, la tenerezza, tutto dell'altro. E quindi bisogna, la formazione dovrà rendersi capace di questo, di guarda che tu dovrai sentire la tenerezza dell'altro, l'urto dell'altro, la comprensione dell'altro e l'incomprensione dell'altro, l'intelligenza dell'altro, la stupidità dell'altro. E l'altro patirà tutte queste cose, le tue. Fino a condividere tutto, in spirito di famiglia di nuovo. La comunità salesiana ancora si caratterizza per lo spirito di famiglia che anima tutti i momenti della vita, cioè, qui dice, il lavoro e la preghiera, le refezioni, i tempi di distensione, gli incontri, le riunioni, cioè anche quelle cose lì vanno vissute con quel clima. Quindi non può essere un clima, non so, burocratico, puramente organizzativo. Perché appunto lo stile è quello dello spirito di famiglia. Andiamo a vedere adesso la carta d'identità della famiglia salesiana. Don Chavez, l'ex rettore maggiore, introducendo la carta diceva: guardate, nel testo vedrete che si parte subito dall'anima profonda della famiglia salesiana. Perché? L'espressione è bellissima. Perché il senso di appartenenza ad essa, più che le regole esterne, tanto per cambiare, si nutre della vitalità dello spirito comune. Quindi, quando è che si diventa, ripetiamo la grande idea di oggi, quando è che si è generati e si diventa generativi? Quando passano cose grandi, la vita, l'amore, la verità, Dio. Se non passano cose grandi, saremo degli agglomerati di persone, qualche ruolo funzionale, magari organizzati genialmente, ma non ci sarà grandissima fecondità. E poi un numero di questa carta d'identità che dice così, cioè riflette proprio sulla logica familiare, dice: il termine famiglia descrive un legame speciale che intercorre poi tra tutti i gruppi della famiglia salesiana. Cosa c'ha di speciale? Esso non è semplice affinità o generica simpatia, vedere, condividere cose grandi, ma l'espressione istituzionale di cosa? Di una comunione interiore, carismatica e spirituale. Cioè tra noi passa Dio, tra noi passa lo Spirito Santo. Da noi c'è una radice profonda, bella, Don Bosco. Così. Ed è una testimonianza storica, delle origini, l'evento fondatore, Valdocco, l'opzione Valdocco. Vediamo un pochino. Nelle memorie biografiche, Don Le Moen scrive proprio così, quando descrive l'oratorio, come lo descrive? Come una famiglia. L'oratorio era una vera famiglia. Don Bosco governò e diresse l'oratorio come un padre regola la propria famiglia. Notate, i verbi sono governare e dirigere. Cosa vi viene in mente? Il politico, il manager, eh? No, vi dice come un padre regola la propria famiglia. E i giovani non sentivano che vi fosse differenza tra l'oratorio e la loro casa paterna, perché lo spirito di famiglia era reale. Senza alcun timore, anzi con gran pace e gioia, si viveva nell'oratorio. Allontano il timore. Ecco, attenzione, vi fate l'esame di coscienza quando il coniuge ti teme, quando i figli sono un po' inibiti, quando perdono un po' di confidenza. Cosa succede? Come ci siamo rapportati perché succeda questo? Quivi respiravasi aria di famiglia che rallegrava. Don Bosco concedeva tutta quella libertà che non era pericolosa per la disciplina e per la morale. Notate, proprio in famiglia, appunto, che sì. Si vuole essere liberi, lasciare liberi, rendere liberi, ma appunto dentro alcuni codici di vita, la disciplina e la morale, la verità un pochino delle cose. E poi ancora, fra i giovani, questo invece è proprio Don Bosco che parla. C'era una prima crisi nelle comunità, nelle opere salesiane. Don Bosco scrive la famosa lettera dell'84 e dice così:
Fra i giovani superiori regnava la più grande cordialità e confidenza nell'oratorio. La familiarità porta l'affetto, l'affetto porta confidenza. Su questo abbiamo già visto un po', con discendenza e confidenza nel mese di dicembre. Ciò che apre i cuori e i giovani ciò è che apre i cuori e i giovani palesano tutto senza timore. Ora, la causa del presente cambiamento di cose è che un numero di giovani non ha confidenza nei superiori. Quindi i superiori vuol dire che sono altezzosi, stanno troppo distanti, che sono considerati come superiori e non più come padri. Guardate. Certo che il padre è autorità, certo che è superiore, certo che governa, certo che... Sì, ma come padre dove prevale appunto l'affetto, la tenerezza, la fiducia. L'ascendente, la testimonianza. E se si vuole fare un cuor solo, un'anima sola, per amore di Gesù, bisogna che si rompa quella fatale barriera di diffidenza, ecco la crisi tra le generazioni di cui parlano gli studiosi oggi, e sottendere a questa la confidenza cordiale. L'ultimo punto, ampio, è anche un punto di... ce n'è già... Ce n'è già abbastanza, se volete. Vi leggo già magari quali sono i due propositi che ci vogliamo prendere anche per sentirci davvero incordati in un tempo in cui facciamo ancora fatica a trovarci in presenza. E quindi, allora così. Uno spunto per la preghiera comune e un piccolo proposito da vivere insieme. Per la preghiera questo. Tra la fine del tempo di Natale, la Sacra Famiglia, e la prossima festa di Don Bosco, quindi lo spirito di famiglia, dove ci sono i figli, dove c'è il compito educativo, l'impegno di preghiera comune sarà quello di pregare per la fede e la vocazione dei figli e delle figlie. Specializziamoci a pregare per la fede, anzitutto, che non venga portata via, e la vocazione dei figli. Seconda cosa, per contrastare il virus letale del narcisismo, offriremo ai figli piccoli spunti per far crescere in loro l'idea che vivere è appartenere e che l'uomo si ritrova solo nel sincero dono di sé. Ma veniamo appunto adesso la famiglia nell'opera di Don Bosco. Abbiamo visto la famiglia in Don Bosco, nel carisma di Don Bosco, e vediamo nell'opera. Perché? Nel magistero salesiano più recente diventa esplicito un punto di rinnovamento del carisma, che da una parte emerge sempre più consapevolmente e che nell'Adma da tempo si vive effettivamente. Qual è l'idea? Non solo spirito di famiglia, ma anche attenzione alle famiglie e coinvolgimento, terza cosa, delle famiglie. Così, nell'ultimo capitolo sono state dette delle cose veramente importanti. Allora, andiamo a vedere un po' qualche spunto del capitolo stesso, il capitolo 28 dei Salesiani, e poi il commento di Don Sala, che è molto bello. Alcuni spunti del commento di Don Sala, che è molto ampio e articolato, perché Don Sala ha partecipato, ha redatto anche il testo, ha commentato, ci ha riflettuto su teologicamente, e quindi andiamo a leggere qualcosa. Allora, nel testo, anzitutto, il valore della famiglia. Lasciatevi proprio anche illuminare da queste parole. Siamo consapevoli che la famiglia è la scuola dell'amore in cui si apprende quella grammatica degli affetti attraverso cui Dio si fa conoscere e incontrare. Se no, dopo ci daremo da fare sull'educazione affettiva, l'educazione sessuale, l'intelligenza emotiva, tutte queste cose qui la daremo in mano agli psicologi che per la loro parte fanno anche del bene, però qui le cose sono anche più profonde. Vedete che si dice quella grammatica degli affetti che non serve solo per amarsi in questo mondo, ma che in cui Dio si fa conoscere e incontrare. Cioè, quando il mistero familiare è ferito, è più difficile anche poi rapportarsi. Io, per esempio, se uno ha una ferita sul padre, poi farà fatica a dire il Padre nostro. Quanta gente ho incontrato a questo punto e fanno fatica a sentire la paternità di Dio, perché hanno una ferita sul piano creaturale, sul piano familiare. Anche essere fratelli e sorelle, anche, non so, a vivere un... Se uno ha avuto troppi traumi in famiglia, quando poi
subirà un torto, un'ingiustizia sul lavoro, sarà molto, ma molto più vulnerabile o molto, ma molto di più aggressivo. Perché? Perché non ne può più, perché vorrebbe essere risarcito, perché ha già patito tanto. E quindi si è più vulnerabili poi, eh. Bene, quindi il valore della famiglia. Poi la famiglia, nel nostro carisma la riflettiamo sempre all'interno del sistema preventivo e c'è scritto così: per noi salesiani l'interesse per la famiglia scaturisce spontaneamente dal cuore stesso del nostro carisma educativo. Sappiamo quanto Don Bosco abbia imparato da mamma Margherita, tanto da volerla con sé a Valdocco come una presenza preziosa per fare dell'oratorio una vera casa. In una casa c'è una mamma. Bene, poi l'accompagnamento pastorale delle famiglie. Oggi sentiamo l'esigenza di una grande prossimità con le famiglie, accogliendole con le loro fatiche, ma soprattutto promuovendole con le loro ricchezze. E infine, soggettività pastorale delle famiglie, non solo occuparsi delle famiglie, ma chiedere la loro collaborazione, perché sono proprio il luogo dove deve crescere l'amore, la vita e l'educazione, i primi titolari di queste cose. Bene. La presenza di tante famiglie inserite nei gruppi della famiglia salesiana e di altre che collaborano con noi costituisce in ogni caso una grande risorsa, soprattutto se siamo capaci di ascoltare la loro esperienza e di valorizzare la loro testimonianza. Bellissimo. Pensateci, riascoltate, rileggete. E dopo il capitolo arriva a scelte concrete, che sono dei processi da attivare, da portare avanti. Sono tre particolari. Primo, da una famiglia considerata soltanto destinataria della pastorale a una famiglia come soggetto attivo della missione. Secondo, da uno schema mentale rigido e semplificatore all'accoglienza e all'accompagnamento dei vissuti familiari nel rispetto della loro complessità. Troppo importante, il Papa ritorna spesso su questo. Bisogna avere l'ideale della famiglia, bisogna contemplare e rispecchiarsi nella Santa Famiglia, ma poi non usare la verità e l'ideale contro le situazioni difficili, ferite, sanguinanti, eh? Vanno accompagnate con tanta tenerezza e misericordia, non meno che con verità e giustizia. Terzo, dal considerare la nostra affettività come una conquista fatta una volta per sempre, a una formazione salesiana che la intenda come cammino di crescita e di maturazione del cuore. Beh, queste tre scelte. Il capitolo sulla famiglia ha parlato così. Ascoltiamo adesso Don Sala. E i passaggi grosso modo sono simili. Quindi il primo, lui distingue quattro aspetti. Punto numero uno, la famiglia nel primato della missione educativa, perché appunto il carisma salesiano è una missione educativa. Però capisci che coinvolge subito la famiglia, perché la famiglia è soggetto all'educazione, l'educazione è lo sviluppo della generazione. I titolari dell'educazione sono i genitori. Secondo, un carisma familiare, perché appunto c'è lo spirito di famiglia come stile. Terzo, la pastorale giovanile per la famiglia, orientata al mistero familiare, alla destinazione familiare, i ragazzi e delle ragazze, ma poi ultimo, la corresponsabilità delle famiglie nella missione salesiana. Vediamo un po' distintamente. Sul primo punto, cioè il primato della missione educativa. Parliamo di famiglia all'interno della pastorale giovanile, una prospettiva di pastorale giovanile vocazionale. Anche perché a rifletterci bene, commenta Sala, è la verità del cristianesimo, che a proposito della famiglia, al centro mette la figura del figlio, vedi? E quindi dei figli. E qui cita Chesterton: il cristianesimo, per quanto colossale sia stata la sua rivoluzione, non modificò l'antica sacralità della famiglia, ecco, ma si limitò a rovesciarla. Vedi, la struttura familiare rimane, è che in primo piano ci sta il figlio. Guardate proprio come è bello che quando nasce il bambino, comunque veramente con il rischio anche di essere eccessivo, di diventare puerocentrici, i genitori mettono in primo piano il bambino. Sentono che è davvero il frutto personale del loro amore. Ecco, attenzione, gli spostamenti. Non più il matriarcato, primato della donna, non più il patriarcato, primato dell'uomo, ma il primato della fecondità comune. Quindi vedete, quindi il carisma salesiano che mette al centro l'educazione dei figli chiama a raccolta proprio l'uomo e la donna, i padri e le madri, gli sposi e le sposi.
proprio sulla, e cosa mette intorno, cos'è che unifica? Unifica proprio la passione e la missione educativa. Bene, sul secondo punto, cioè carisma familiare, l'abbiamo già meditato, però leggiamo qualche approfondimento di Don Sala. Nella tradizione salesiana, lo stile che permea ogni nostro pensiero e azione prende il nome di spirito di famiglia e affonda le sue radici in Don Bosco e nell'esperienza di Valdocco. No, attenzione, non è un'idea parziale, appunto un accessorio, un optional, un elemento decorativo, riservata ad una parte dell'opera o a tempi specifici. È uno stile di vita che avvolge dall'interno tutto l'essere e l'operare concreto e quotidiano di un'intera opera salesiana. Ecco perché il tema di oggi è questo. Vogliamo che il sistema preventivo porti frutti in famiglia e nell'associazione? Bene, tra le famiglie? Bene, allora il clima, stile deve essere questo, lo spirito di famiglia. Che vuol dire proprio anche proprio sentirci, incontrarsi, non isolarsi, non individualizzarsi, cercarsi, aiutarsi con la preghiera, con le opere, con la parola, con l'ascolto. Avanti. E quindi attenzione, adesso nel tempo di pandemia, di lockdown, a non sfilacciarci, a non perderci per strada. Poi continua Don Sala, vale più in generale un po' per tutta la Chiesa questa cosa che stiamo dicendo del carisma salesiano, e cioè c'è l'indole familiare della Chiesa, però questa è una scoperta, una riscoperta recente, tanto che Amoris Laetitia 87 viene citato e dice proprio così: la Chiesa è famiglia di famiglie, costantemente arricchita dalla vita di tutte le chiese domestiche, che sono appunto le famigliole, va bene? Da qui molte ricadute pastorali, attenzione. Ad esempio, circa i modelli formativi, la nostra formazione non si basa su modelli di marketing aziendale che ricercano efficacia ed efficienza produttiva, ma entra nella logica di una formazione spirituale che tocca gli affetti e converte il cuore, facendo leva sulle risorse che ci vengono dalla relazione con il Dio dell'alleanza e dell'amore. Cioè, ci deve essere questo stile. Perché ci sia formazione, lo stile appunto familiare. E circa i percorsi educativi, non ci accontentiamo quindi di corsi, cosa per noi dell'ATMA abbastanza così condivisa, no? Però renderla cosciente e condividerla con tutta la famiglia salesiana, non è così semplice. Circa i percorsi educativi, non ci accontentiamo di corsi, tantomeno di singoli eventi, no? Spesso però avviene proprio così, ma entriamo nella logica dei percorsi. Non solo corsi, ma percorsi che ci impegnano nella difficile ed entusiasmante arte dell'accompagnamento delle giovani generazioni e delle famiglie stesse, delle giovani generazioni con il compito educativo diretto, ma anche della formazione degli educatori, dei genitori. Bene? Ecco quello che noi stiamo facendo, che va sdoganato, che va testimoniato, evangelizzato. Una bella notizia. Sul terzo punto, e cioè la pastorale giovanile per la famiglia, in vista della famiglia. La comunità educativo-pastorale è il nostro modo di essere chiesa e di fare esperienza concreta del carisma salesiano. Essere e vivere come una grande famiglia che agisce in comunione, condivisione, corresponsabilità, avendo a cuore l'educazione e l'evangelizzazione delle giovani generazioni. La ragione determinante che ci ha portato in questa direzione è questa nuova stagione della Chiesa. Essa rivela un'acuta consapevolezza del mistero della comunione. L'aspetto, la Chiesa comunione, la dimensione trinitaria della Chiesa, sono cose che sono emerse proprio recentemente. Andando a vedere, per prepararmi al ritiro, alcuni testi classici del carisma salesiano, quando vai sullo spirito salesiano, questo aspetto della comunione, dei rapporti fraterni, dei rapporti familiari, è praticamente assente. Non che non ci sia, ma non è messo neanche nei titoli, è solo un pochino trasversale. Poi invece con le nuove costituzioni, con tutti gli ultimi documenti, con tutti gli ultimi capitoli, la cosa ormai è emersa. È un punto di maturazione ecclesiale veramente molto grande. E successivi documenti del Magistero hanno chiarito come le diverse vocazioni si completano, si arricchiscono, si coordinano.
anzi non riescono ad avere un'originale identità se non nel vicendevole riferimento all'interno della comunione ecclesiale. Capisci? Cioè, le vocazioni si fecondano a vicenda, bellissimo questo. Poi c'è una considerazione anche un po' elementare. Qui Don Sala cita Don Cunha che dice: la pastorale giovanile è senz'altro anche un ambito specifico, ma deve tenere in considerazione la pastorale familiare. Perché? Per due motivi. Sia perché i giovani sono inseriti in una famiglia, sia perché buona parte di loro in futuro fonderanno una famiglia propria. Capisci? Quindi non si può dissociare le due pastorali. Purtroppo, commenta questo Don Cunha, c'è un'eccessiva specializzazione che ha portato allo sviluppo di due mondi, quello del giovane e quello della famiglia. Bisogna recuperare una certa unità, pur nella giusta distinzione. Sono valori, sono valori da portare avanti, sono valori che siamo stati sospinti dallo spirito a vivere. E qui dobbiamo dire grazie a Maria Ausiliatrice, che è una misteriosa regia, una regia profonda. Ecco, che questo diventi un patrimonio sempre più comune, appunto perché non è solo scritto nei documenti, è recepito dai documenti, ma è vissuto in una vita e viene trasmesso in maniera vitale. Questo sarebbe la cosa. Per cui appassioniamoci proprio, impegniamoci proprio a sviluppare l'Arma nel suo insieme con i due grandi riferimenti a Gesù, Eucaristia e Maria Ausiliatrice, e all'interno dell'Arma la dimensione proprio familiare. Perché proprio c'è in gioco lo stile del sistema preventivo, quindi la sua fecondità. Poi ci sono altri piccoli affondi su questo terzo punto. La cura pastorale per la famiglia è senz'altro un segno dei tempi. C'è anche però, dal punto di vista carismatico, la necessità di una concentrazione specifica sulla famiglia. Ecco, cioè bisogna anche poi dedicarsi tutta l'unità vocazionale, educativa, carismatica, trinitaria, tutto quello che vuoi, però poi c'è anche da darsi da fare sulla famiglia. Sentite come lo dice bene. Perché i nostri giovani, insieme a tante altre povertà, vivono una grande povertà familiare. C'è anche questo. Anche su questo versante il carisma si muove, mettendo in campo una vera e propria pastorale familiare specifica, quindi in momenti dedicati proprio agli sposi, ai genitori, perché ne hanno bisogno e perché questo comunque si riverbera anche positivamente sui figli, come ben sappiamo, nell'Arma. Certo, una forma, privilegiando la forma preventiva, e perché oggi, vedi, non facciamo tanto un consultorio familiare per i casi più difficili, perché oggi, dice il Papa, cita Amoris Laetitia 307 che conosciamo bene, più importante di una pastorale dei fallimenti è lo sforzo pastorale per consolidare i matrimoni e per prevenire le rotture. Ecco cosa, in cosa il sistema preventivo può far bene alle famiglie, perché previene, perché ti aiuta a vivere bene, a prendere per tempo alcuni elementi di crisi, non lasciarle decorrere che poi sono irreparabili. Pensate che su questo punto di darsi da fare anche con le famiglie, abbiamo un indirizzo di Benedetto XVI quando ha parlato nel precedente capitolo del 2008. Sentite, la predilezione e l'impegno a favore dei giovani, che sono caratteristica del carisma di Don Bosco, devono tradursi in un pari impegno per il coinvolgimento e la formazione delle famiglie. La vostra pastorale giovanile quindi deve aprirsi decisamente alla pastorale familiare. Curare le famiglie non è sottrarre forza al lavoro di prigione, ecco, previene l'obiezione. Curare le famiglie non è sottrarre forze al lavoro per i giovani, anzi è renderlo più duraturo e più efficace. Vi incoraggio perciò ad approfondire le forme di questo impegno. E infine il quarto aspetto, cioè la corresponsabilità delle famiglie, quindi non impegnarsi solo per le famiglie, ma anche impegnarsi nelle opere salesiane per i giovani, con le famiglie. E allora dice, ma ci sono tre aspetti della missione propria della famiglia che devono entrare nella missione salesiana, dove le famiglie sono insostituibili. Primo, il primo carattere proprio della famiglia è la vocazione all'amore. Cita, tanto per cambiare, Amoris Laetitia, dice, la grazia del sacramento del matrimonio, infatti, è destinata prima di tutto a perfezionare l'amore dei coniugi.
Cioè, gli sposi sono esperti di amore umano, e se sono sposi cristiani, di amore umano vissuto nell'amore divino, eh? Per la grazia del sacramento del matrimonio. Quindi bisogna valorizzarlo nella missione salesiana, bisogna fare. Perché nei nostri incontri formativi con i ragazzi c'è il sacerdote che imposta il discorso della catechesi, ma ci sono le famiglie che intervengono? Ma perché i ragazzi e le ragazze hanno bisogno di vedere uomini e donne felici di essere sposati in Cristo, eh? Così. E il secondo carattere proprio della famiglia è la sua vocazione generativa. I bambini vengono fuori dall'amore dell'uomo e della donna, dentro i matrimoni. Eh? Quindi amore e generazione sono lo stesso verbo, anche qui amoris laetitia, perché l'amore dà sempre vita. Quindi anche questo è proprio specifico della famiglia, il dare vita. Commenta Don Sala, nessun'altra vocazione, la Chiesa è generatrice nel mondo della famiglia. Sacerdote genera offrendo i sacramenti, la parola di Dio i sacramenti. È votato alla generazione soprannaturale, alla generazione della fede. Ma la generazione della fede non sta senza la generazione umana, che se mancano i bambini e le bambine, è. Nessun'altra vocazione è generatrice nel modo della famiglia. E la generazione di altro genere ha nella famiglia il suo referente, la sua ispirazione privilegiata. In Maria c'è una pienezza di generazione umana e di generazione divina. Lei ha un bambino, ma questo bambino è figlio di Dio e nasce per la potenza di vita dello Spirito Santo. Quindi lei, la generatività umana e la generatività divina si riuniscono nella stessa persona, nello stesso grembo. Questo è vertiginoso, eh? Guardiamo Maria così. Madre di Dio e madre nostra. La generazione naturale e soprannaturale si intrecciano in maniera intimissima. Terzo aspetto, singolare della famiglia, quindi la famiglia dobbiamo coinvolgerla e deve lasciarsi coinvolgere, perché è tipico della è la vocazione all'amore, la vocazione generativa e terzo, la vocazione educativa. La famiglia è soggetto primo e privilegiato dell'educazione dei figli. Non sono né la Chiesa, né lo Stato, né la scuola il luogo originario dell'educazione, bensì la famiglia, che non può delegare l'educazione dei figli, ma semplicemente va aiutata da altri soggetti ecclesiali e civili. Amoris Laetitia 274. Dopodiché, Don Sala, su questi tre aspetti, la vocazione all'amore, la vocazione alla vita, la vocazione all'educazione, fa degli esempi molto concreti di come si potrebbe e si dovrebbe valorizzare la famiglia nell'opera salesiana. Circa primo ambito, l'amore, sottolineo l'apporto strategico delle famiglie nell'area dell'educazione affettiva. Fare entrare i giovani nella logica dell'amore, nella dedizione di sé, è certamente uno specifico che una coppia ha da consegnare alla Chiesa dei giovani. Bisogna che vi vedano, che vi sentano, che vi ascoltino, che prendano spunto, che si lasciano ispirare dal modo con cui vi guardate, da come vi amate, da come vi servite, da come vi raccontate, da come insieme fate delle opere. Bene. Sul secondo ambito, quello della vita, quello legato all'impegno di coppie per l'animazione di gruppi di famiglie, sottolineo il necessario affrancamento della pastorale familiare dalla custodia clericale, che come sappiamo ha due modalità: o il clericalismo di chi vuole essere troppo protagonista, e su questo può rischiare il sacerdote e il clero, ma anche il clericalismo di chi si adagia rimanendo dentro l'identità passiva di destinatario, cioè non diventa corresponsabile della missione, lascia fare i preti. Quindi i preti magari sono iperprotagonisti, ma appunto gli altri delegano, i laici delegano, invece no, è a ciascuno il suo compito. Bene, circa il terzo ambito, la vocazione educativa, è importante mostrare l'uscita vocazionale completa dalla pastorale giovanile, cioè i giovani non devono ristagnare, devono diventare adulti, devono così, essere investiti dalla loro vocazione, che sarà il matrimonio, sarà la vita consacrata maschile e femminile, sarà il sacerdozio ministeriale, ma. Quindi mostrare l'uscita vocazionale. E quindi qui dice, guardate bene, basti pensare alla bellezza della vicinanza tra famiglie, consacrati e ministri ordinati, nei momenti in cui i giovani vivono il travaglio del discernimento vocazionale, che possono incontrare la testimonianza, la presenza e la testimonianza di tutte e tre le vocazioni.
La compresenza della verginità per il regno e della fecondità umana mostra le diverse forme dell'amore che non sono in concorrenza tra loro, ma vivono di una autentica ma differente fecondità, sia spirituale che fisica. Buon ritiro a tutti e vi aspettiamo poi per i momenti di condivisione. Cercate di essere numerosi per non sfilacciarvi, per non disunirvi, per non perdere unità e per continuare ad arricchirci a vicenda.